Diciamolo! Sì, sì, no, perché non si può sentire queste robe. Sulla dell'acqua, questa mia stessa si chiama anche la partecipazione. Io sulla via d'acqua ho seguito un'associazione come Italia Nostra, ha creato un dossier da un anno e mezzo dettagliatissimo, anche tecnico, che ha avuto l'avallo anche di professore del Politecnico di Idraulica. Quello che a me stupisce di questa amministrazione è che di fronte, lo dico, la pressione sollevata da Montavo, non tutte eccetera, ma da Italia Nostra, forse la più, alta, cioè, esatto, qualificata associazione, sì, c'è un silenzio tombale, nessuno si è espresso, il sindaco non ha detto. Come mai? Cioè, perché su questa via d'acqua, questi 100 milioni di euro per fare questo tubo, non c'è stato nessun tipo di risposta? 100. Voleva degli assessori. Come? Ma io volevo dirvi che ho incontrato Italia Nostra almeno in 3 occasioni. Io sono in consiglio di zona, il presidente di zona 6, ma sono anche al tavolo interassessorile sul tema di Expo, quindi ho modo di girare e spesso chiedono a me di fare questa cosa, non perché non vogliono farla, ma perché essendo in tanti ci si distribuisce un pochino i compiti. E sui temi del rapporto dei territori ho prevalentemente lavorato io. Li ho visti 3 volte, da loro in un'assemblea pubblica, li ho portati in comune all'attenzione della Confalonieri, della vice sindaco Ada De Cesaris, dove hanno portato tutta la loro istanza, esponendo anche il famoso volume sul tema dell'acqua che aveva in copertina questa, non ricordo se l'animale perché non è il mio mestiere, ma insomma gabbianella, chiamiamola così, d'acqua, che presentava tutto il dossier su questa vicenda. Tenete presente che quel mestiere lì nasce, e quel dossier, sul tema della prima candidatura di Expo e del progetto. Con loro il percorso è stato fatto, in alcune situazioni siamo riusciti a modificare e in qualche misura, non dico a dar ragione, ma a trovare una sistemazione differente rispetto all'impostazione iniziale. In altri casi ciò non è stato possibile. L'interlocutore tra il comune in questo progetto si chiama Società Expo, e a quel tavolo a un certo punto venne anche Società Expo, che non solo ha espresso un parere sulla proposta che Italia Nostra fece di tipo tecnico sulle pendenze, sulle possibilità idrauliche di fare il recupero del canale, diciamo così, esistente ad est del Parco delle Cave, perché di quello si parlava, rispose tecnicamente a quella loro sollecitazione. Certo, i tempi ormai erano molto stretti, perché non perché qualcuno voleva far melina, ma perché quel dossier lì cadde nelle mani precedenti dell'amministrazione, e il trasferimento in quella nuova non è stato un automatismo, come tante cose non sono automatiche. Ma da quando questa cosa qua è risultata esattamente all'attenzione dell'amministrazione, è stata affrontata, con loro discussa e risposto che non si poteva fare quel tipo di tracciato. Dopodiché uno potrebbe dire che non è vero, le ragioni sono anche di altro tipo, si poteva considerare molto di più, approfondire, sviluppare, modificare, ma la risposta è stata data: non si cambia il tracciato, si correrà ad ovest e non si correrà ad est. Questo è stato risposto da Expo, il comune in cui è stato fatto da, come dire, possibile veicolo di collegamento tra Italia Nostra e Società Expo, e la risposta uscita da Expo è stata: non modifichiamo il tracciato, Parco delle Cave, la via d'acqua passerà ad ovest e non passerà ad est. Questo è risposto, dopodiché che voi non siete... Ma è un progetto Expo, è stato approvato. Expo non fa quello che vuole, il comune sta lavorando evidentemente con Expo, sente anche i cittadini, i gruppi di interesse. Su questo si arriva alla fine a una conclusione: siccome l'intervento è in mano ad Expo, e il comune può dire io Expo non la voglio fare, oppure dice io Expo la voglio fare, la risposta è stata chiara, mi sembra, dall'inizio di Pisa Pia: Expo si fa, non ha detto non si fa. Si fa, e in questo momento il progetto, abbiate pazienza, siete professionisti, credo anche voi, quando un progetto vince una candidatura che è un concorso, non posso stralciare, farlo diventare un'altra cosa, se no Smirne prende il telefono e dice: scusate, ma secondo me è il progetto vincente, e oggi è un altro, il nostro progetto è un progetto Expo, è stato approvato. Expo non è un giochino, come? Signora, la via d'acqua è uscita dal progetto di Expo, non è uscita né prima né dopo. No, la via d'acqua è parte della candidatura di Expo, certo, e quindi c'entra come con il concorso. Vi ho detto che dove si è cambiato, dove non si poteva, non si poteva. Infatti, a dimostrazione del cambiamento dell'ascolto, diverse cose, nell'ultimo famoso Parco Pertini, è stato cambiato. Certo. Ma alcune cose non si possono cambiare, questa è la risposta.
assessori rispondono poi per loro. Il sottoscritto è stato in consiglio di zona due volte, a zona 8, dove mi hanno chiamato, ed è stata l'ultima volta venerdì scorso, la zona 7, presente a questo incontro, dove hanno provato a chiudere la vicenda. Su quell'incontro, vorrei dirvelo a voi perché probabilmente sapete qualcosina, si parlò di parco Pertini, perché poi ciascuno vede giustamente o meno il suo pezzo. La Iedaco non è quel pezzo lì, è un sistema, ahimè, un po' più generale, piaccia o non piaccia, porta l'acqua da Pamperduto, l'anello diciamo così, da Pamperduto fino alla Darsena e si torna indietro attraverso un Naviglio, o a seconda di come va la corrente decide che giro fare. Ma questo fa, non è una cosina per cui dico entro nel parco Pertini e voglio distruggerlo. Sul parco Pertini si è interrato tutto, dopodiché ai posti dell'armo sentenza. E all'uscita di questo risultato mi hanno detto non vogliamo l'acqua, finita la riunione, era una commissione aperta ai cittadini, eravamo nel parco Pertini, hanno detto noi vogliamo il canale. Capisce? Non è semplice star dietro a questa cosa, dopodiché il canale verrà interrato tutto al parco Pertini, tutto interrato. Dopodiché non è che perde senso, senso non ce l'ha. I cittadini che non hanno colto il senso di questa cosa hanno chiesto di interrarlo. Quel canale poteva restare fuori. Il progetto è nato male, è sbagliato. Guardi, è nato in un altro momento, lo stiamo gestendo. Io è un'altra consigliatura. Ma ce lo siamo trovati in adozione. Si può tornare indietro. Si poteva, adesso non si può più. Contrattuali presi con le imprese. Non si torna in sì, annulli Expo. Annulli Expo. Quanto? Sì.